Eccoci qua ritrovati nella cucina di pillole di sapori. Anche quest'oggi faremo una ricetta davvero particolare. Vi stupirà, con il nostro chef Edoardo Tilli, che è venuto a trovarci. Benvenuto. Grazie mille. Allora, oggi cosa ci fai? Io lascio a te sia il titolo sia gli ingredienti. Sì, perché è un po' particolare, lasciamo un po' di suspense per questa puntata. Tartufo finto. Perché? Già, il nome, perché finto? È finto perché sembra un tartufo, però poi alla fine c'è della crema di tartufo e l'apparenza estetica sembra proprio un tartufo d'inverno, uno scorzone. In questo caso si usa un torlo d'uovo che un giorno mi cadde nel carbone vegetale e si ricoprì di nero e dissi: no, farò il tartufo finto. Dì la verità, così è successo. Sì, vabbè, così è successo. Ah, le cose succedono anche per caso. Mi ha preparata per dirla alla televisione. Hai visto, io t'avevo visto, però vabbè, è successo per caso, dai. Allora, quali sono gli ingredienti intanto, diciamolo, per chi riuscirà a fare questo piatto? Semplice, vero? Semplicissimo, lo possono fare tutti a casa, soprattutto le nonne, per la merenda ai nipoti. Già hai detto nonne, quindi vuol dire per esperienza. Sì. Che le mamme eravamo un po'. Sì, anche chi non sa cucinare. Ok, ci proviamo, dai. Allora, sì, gli ingredienti, facciamoli vedere. Allora, logicamente uova. Ok, quante uova più o meno? Ogni tartufo è un uovo. Ah, ogni tartufo è un uovo, ok. Sì. Ora si spera che tutto vada bene, perché è molto delicato. Però... Ma se non va bene, diciamolo, perché tu stai preannunciando, noi lo facciamo apposta. Sì. Lo facciamo apposta per far vedere. Se succede qualche inconveniente, ci sono apposta gli chef che ci dicono come salvarci la serata. Sì, raccontano una storiella, tanto la gente lo sa. Se va bene, va bene. Se va male, abbiamo fatto apposta lo stesso, quindi nessun pericolo. Allora, diciamo, quattro uova, quindi siamo quattro oggi a mangiare. Sì, sì, tanto io ne ho già rotte due, perché insomma, in televisione penso che come si rompe un uovo lo sanno fare quasi tutti. Vabbè, noi abbiamo già rotte le uova. Allora, abbiamo della crema di tartufo. Ok, facciamola vedere, che vogliono vedere tutto qua. Crema di tartufo, cioè tartufo bianco, panna, un po' di parmigiano, poi tutto sciolto e filtrato. Questa è torlo d'uovo. Sì. Uova intere, che non ci interessa. Aspetta, che noi siamo più veloci, ma qui ci devono seguire bene. Bene. Benissimo, sposto questo ciotolino, non ci serve. Poi qui c'è della semola rimacinata, andiamo ecco bene, qua. Con del carbone vegetale. Ok. E poi del sale nero che ci serve per dargli... Ecco, facciamogli vedere perché questo. Se si utilizza il sale comune senza che ci sia carbone dentro, si cambia colore, si crea dei piccoli palline bianchi e non ci interessa, non si vuole sia nero. Tutto nero oggi. Tutto okay. Nero. Allora, diamogli anche un po' di gusto, no? Cominciamo. Si comincia. Oh, vai, da che allora, inizia? Io ho preso... Io ti osservo perché ormai quando sono gli chef io sono relax. Ah, beh, sì. Io ho preso questo porta uova. Ci metto un po' di carbone vegetale. Ora ne facciamo due perché spero... A volte capita si rompono, le uova devono essere freschissime. Però, insomma... più fresche sono, meglio è. La cosa importante che ci serve a noi, mi sono messo il guanto così non mi rilavo le mani, la cosa importante che ci serve a noi è la membrana, cioè che rimanga intatta la membrana. Io vado a scolarle della chiara e le appoggio, diciamo, lì. Olè. Olè, una. Bravo, prima, ci abbiamo fatta. Ancora il bello deve arrivare. Ce la può fare. Non ti tirare da solo, però speriamo che vada tutto a posto. Dai, dai, ce la possiamo fare. Ecco qua. È scaramanzia, dai. Scaramanzia, sì. Visto. Mi levo il guanto, tanto non portate tanti, mi dispiace. Ma da chirurgo, perché io vedo anche le siringhe, sembri quasi un medico, Medico della cucina, bene. Insomma, alla fine, più che medici, siamo dei chimici. Dei chimici. Faccio dei piccoli fori, mi aiutano queste pinzette sulla parte superiore dell'uovo. Poi vado con la siringa, la nostra siringhina, vediamo se sì, tutto a posto. Vado a estrarre del torlo, grazie. Ecco qua, così. Ed è meglio. Estrarre il torlo, me lo metto da una parte, perché comunque si può riutilizzare. Ecco, finché proprio si va a svuotare, ci rimane quasi un terzo del torlo d'uovo. Lo faccio anche con l'altro, così ne andiamo a fare due. Mi rimane proprio... Devi avere tempo per fare questa ricetta, E pazienza. Questa è quella più facile. Capito? Quindi quando andate a mangiare, Edoardo, preparatevi che ci si diverte. Sì, sì, allora. Ci si diverte molto. Poi si fa, è semplice alla fine. Però sì, semplicissimo. Si passa alla crema di tartufo. Io mi fido, lo saprei fare anch'io, ma lascio fare per sicuro, oggi. Ma di sicuro. Allora. Di sicuro.
Ricordiamo, la crema di tartufo, come l'hai fatta? La crema di tartufo, questa è una crema comprata, fatta da un commerciante del Mugello che utilizza non soltanto tartufo bianco, poi ci sono panna, c'è burro, c'è parmigiano, quello di parmigiano ce l'ho aggiunto io. Una crema molto buona, di ottima qualità, che a me serve per... Ecco qua, vado a riempire il tartufo ora. Serve proprio per creare quell'effetto, perché tutti si sa che i tartufi stanno bene con le uova sta bene con il burro sta bene con il tartufo. Sta bene con tutto. Perché si crea proprio un... Senti, ma questa passione per questa chimica in cucina, no, a parte la chimica, da piccolo, no? Sì. Ho un po' guardato quello che è stato il tuo percorso, quindi già dai nonni comunque, di capire com'è, sia a partire dagli animali, dal prodotto, e poi arrivare fino alla fine di quello che è comunque il piatto fatto. Esattamente, perché bene o male i miei nonni mi hanno dato tutto quello che conosco, perché la conoscenza della materia prima, alcune ricette di famiglia, l'orto, come una pianta cresce, un animale mangia, io l'ho imparato da miei nonni. Aspetta, dici, ecco, mentre ci racconti. Sto mettendo sopra la semola. Sì. L'ho buttato anche un po' di fuori, l'emozione, perdonatemi. Ecco qua, l'ho messa anche sopra e ora si va a fare una cosa fondamentale, che è quello di metterlo in congelatore. Surgelarlo, insomma. Prima devi un po' surgelare. Sì, in questo caso... Quanto tempo lo lasceremo? Allora, un congelatore ci vuole, dipende come funziona, meno un paio d'ore. Un paio d'ore? Sì, un abbattitore anche 20 minuti. Vabbè, però noi diciamo per le signore a casa che magari hanno solamente il congelatore, cerchiamo di dare tutte le varianti. Mi dicevi, mettiamo intanto questo nel congelatore così aspettiamo? Sì, vado. Vai. Faccio vedere un po' di semola, perché sennò mi sporco il congelatore. Allora, mettiamo, ecco qua, lasciamola riposare il nostro tartufo finto, uovo, come si vuole, chiamare. Mi dicevi da piccolo, e poi però comunque questa tradizione, innovazione, perché poi capiremo che a te questa tradizione, innovazione... Ah, sì, per tanti, ora molto, per una tanti parola anni, molto usata da tutti i miei colleghi. Tradizione, innovazione, tradizione, innovazione. La tradizione è bellissima, è importante, soprattutto anche quando c'è ad oggi, va molto di moda l'innovazione. Però si può anche vivere di cose che non hanno comunque legame con la tradizione. Mi piace la tradizione innovazione, mi piace la tradizione base, ma mi piace anche l'innovazione senza libera. La mia cucina è libera, infatti questo così la definisco. E... Anche perché sei in un territorio comunque che già ti dà tanto, eh? Sì, mi dà tantissimo. C'è anche come ispirazione. Mi dà tantissimo. Di colori, e ti dico colori non a caso, perché comunque sei cresciuto in mezzo ai colori. Certo. Tua mamma, no? Sì, la mia mamma. E quindi hai visto, ho studiato, quindi i colori che poi usi anche nella tua cucina. Sì, perché è una cucina che ogni piatto è diverso, cioè sembra fatto quasi da un cuoco diverso. Anche, però no? C'è sempre una vena artistica, il piacere di costruirlo il piatto, sia nella testa, sia nella bocca, sia negli occhi. Anche le colline poi che ti aiutano. Sì, ma aiuta le colline, aiuta la natura, quello che comunque ti dà, no? Anche i grandi poeti, pittori si ispirano, tu ce l'hai già, e quindi è una scelta anche comunque forte, perché vivere vicino a Firenze, però allo stesso tempo e stare al di fuori. Sì, sì, è fortissimo. Cioè, in un mondo particolare, fortissimo, no? Fortissimo, è importante, è difficile. Quello ti aiuta nella tua cucina? O assolutamente. O l'hai fatto diversamente, cioè vivendo in una grande città magari? Cioè... Non lo so come sarei cresciuto in una grande città, perché è un po'... Non ce la farei a viverci oggi, quindi sto in un posto dove io vedo tutto il mondo da lassù, c'è una pace, c'è un benestare, nonostante tutto il mio lavoro sia molto stressante, io sono sempre attaccato, sempre concentrato, sempre con la testa a pensare in vari eventi, però sto in un posto che rigenera. Insomma. Ma in casa però, extra lavoro, che poi lavoro e casa più o meno, ho capito, sono nello stesso ambiente, quindi tocca cucinare anche là, oppure fai direttamente da sotto? Sì, vabbè, negli ultimi 3 mesi ho mangiato in casa 3 volte, quindi sì. Quindi... però tua moglie, no? Cucina? Sì, sì, anche non brava. Non sei critico però?
No, sono critico con nessuno. No, perché io, cioè, fossi la moglie di uno chef, un pochino dico, vabbè, dai, ti faccio qualcosa normale, perché... No, vabbè, no, ma il mio piatto preferito è la pasta al ragù. Ah, e la pasta al ragù mi piace farlo, ricercare il sapore come una volta, perché oggi si tende a lessarlo più che rosolarlo, invece nel ragù sono importanti le rosolature, e allora si crea quella forza, quella... intensità importante in un ragù. E allora l'intensità di questo piatto, di questa forza, di questi sapori li vedremo tra pochissimo dopo la pubblicità, sempre con Edoardo. A tra poco. Eccoci qua ritrovati dopo un piccolo spazio pubblicitario, siamo qua con il nostro chef Edoardo Tilli e nel frattempo ci ha raggiunto anche Serena Giorgetti, la nostra sommelier. Salve. Ciao. Che tra pochissimo ci dirà qual è l'abbinamento o uno degli abbinamenti più appropriati per questo piatto. Intanto Edoardo, ricordiamo brevemente per chi si fosse collegato solo adesso, che piatto stiamo facendo e quali ingredienti e fino a che punto siamo arrivati. Tartufo finto, quindi un tuorlo d'uovo. Al quale è stato estratto il tuorlo liquido, è stata messa della crema di tartufo e adagiato nella semola al carbone vegetale e l'abbiamo surgelato, quello è il punto dove siamo arrivati, quindi gli ingredienti sono crema di tartufo, tuorlo, semola, carbone vegetale per il momento, poi ci serve anche del sale e dell'olio per friggere. Ok, quindi tu nel frattempo, mentre prendi, estrai, dopo 2 ore mi hai detto, vero, giusto? Queste uova sì, più o meno nel congelatore, ore, ok, un paio d'ore. Sicuri. Noi nel frattempo con Serena andiamo a vedere qual è l'abbinamento che ci hai allora, scelto per oggi. Per oggi ho scelto un vino bianco, questo si chiama Iket Nunk, dell'azienda Fietri. È un 50% Chardonnay e un 50% Viognier. Intanto apro la bottiglia, così ci mettiamo avanti. Allora, sono andata in una zona, sono rimasta qua in Toscana, quindi un vino... che è un po' anche un'espressione del nostro territorio. Come vi dicevo, è un 50% Chardonnay e 50% Viognier, che sono due vitigni non propriamente tipici toscani, ma che però si prestano perfettamente con l'abbinamento di questo piatto. Questo perché sono due vitigni che presentano una buona aromaticità, che ben si accompagna un po' all'aromaticità del piatto. Allora, il tappo non presenta difetti. La dicitura che mi piace, non presenta difetti. L'importante è quello. Arriviamo subito da te, Edoardo. Sì, sono molto attento e curioso. Il vino è perfetto. Allora, ha questo color giallo pagliarino, molto acceso, limpido, e poi al naso ha delle note fruttate principalmente, si sente il frutto, frutti molto freschi, c'è anche delle leggere note floreali e appunto dicevo anche una con leggera aromaticità data appunto anche dal fatto che lo Chardonnay ha fatto una vinificazione in botte e quindi questo gli dà una maggior aromaticità che ben si sposa soprattutto con il tartufo, motivo principale per cui ho pensato che questo fosse l'abbinamento perfetto, più giusto con questo piatto. Allora, cari Edoardo, ecco il nostro tuorlo. Solidificato bene? Sì, sì. Noi lo andiamo a mettere, ne facciamo tre, eh? Andiamo a mettere nel tuorlo d'uovo. Eccolo. Lo passiamo bene bene. Il tuorlo d'uovo lo sgoccioliamo un pochino. Ecco qua. E lo adagiamo nella semola al carbone vegetale. Bene. Meticoloso come lavoro, sono tutti lavori di precisione. Di precisione, vero? Perché come in tutte le cose, secondo me, ci vuole precisione, insomma, nel fare le cose. È bello la precisione, è bello perdersi con passione in qualsiasi cosa che si fa.
quello di fare, vabbè, i sapori, quello l'hai vissuto in famiglia, come ci hai detto prima. Sì. Però l'idea di fare questo che, cioè, diventasse il tuo lavoro, cioè, quando nasce? Nasce quando avevo 21 anni, da un quindi periodo... Quindi già maturo comunque? Sì, 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 ma... È stato un percorso abbastanza veloce. Nasce quando avevo 21 anni, in un periodo un po', sì, riflessivo della mia vita, dico cosa faccio nella vita. E lì ci ho messo un pochino. Poi io, nella cucina si usa tutti i sensi, si usa l'udito, la vista, il tatto, tutti proprio, tutti i sensi, e questo mi dava la possibilità di un'espressione artistica su tutti i piani, e allora il piacere era certo, veramente lavoro, salutare. Anche gli altri lavori, però quello comunque ti impegna tanto, e stando comunque in contatto con quello che sono i tuoi ingredienti, perché poi con il pubblico sì ci stai, però è la tua cucina quella che poi alla fine... Sì, no, è un modo di comunicare. Per questo si può mettere delle parole insieme in una lingua che non si conosce e nessuno ci capisce. Bisogna mettere le parole insieme in una lingua che gli altri conoscono per farsi capire. Allora si crea una bella poesia. E questo per me è lo stesso significato che ha la cucina. Creare una cosa che posso far capire. È cultura oggi la cucina. Una volta i cuochi stavano chiusi, segregati nelle cucine, oggi usciamo, infatti sono qui adesso. È un'esperienza di vita, è anche un'esperienza di... perché porti quei sapori che tu senti, magari ti rimandano anche a qualcosa che comunque tu hai già vissuto o da bambino, cioè proprio sì, il sapore... La te... Bravissima, infatti si parla molto di memoria, anche di tradizione, innovazione, di gusti e ricordano. E noi a Podere Belvedere utilizziamo molto adesso la brace, il fumo, il fuoco, anche se la nostra cucina è una cucina molto ricercata e particolare, però non c'è gusto più nella nostra memoria, nella memoria dei nostri antenati, che del fumo. Ecco, quello è l'ingrediente principale, quindi questo, ma nessuno ci fa caso, ma nessuno lo dice, ma quando lo si scopre non se ne può più fare a meno. E ora speriamo che anche il nostro olio abbia raggiunto la punta. Vediamo. Vieni Serena, così almeno guardiamo. Sì, siamo abbastanza a una temperatura importante. Lo appoggiamo anche qua, sì, sì. Il bicchiere, ne ha preparato nel frattempo uno anche per grazie. Voi. Grazie. Oh, e così intanto vediamo il procedimento. Noi sì. Molto curiosiamo. È andato con la mano sbagliata. Olio d'oliva? No, olio di semi. Perché alcuni fanno olio d'oliva, quindi a volte olio di semi. Allora, c'è un po' una... ti dico la verità. Io sono produttore d'olio, ho 1000 olivi, ma per friggere uso olio di semi. Ecco. Perché quando molti sanno, quando vanno a pranzo dalla nonna e magari ci sono due persone a pranzo, c'è la tavola imbandita di fritto per 50 e dopo un po' è dura finirlo perché la nonna frigge nell'olio d'oliva. Mentre un olio di semi è più... Un po'. No, infatti, però la nonna ti sfamano in tutti i modi. No, no, le nonne sia con sono l'amore il nostro e con il cibo. Patrimonio. E nonne e nonni, perché tante volte anche i nonni sono bravissimi. Certo, e mio nonno, a cucinare. Io ho preso tanto dal mio nonno nella cucina, soprattutto nella parte carne. Ma vedi col termometro? Sì, utilizzo il termometro perché quando... Questi si trovano facilmente, no? Anche per le signore a casa, è facile sì, da usare? Sì, sì, okay. Sì, basta fissare un pulsante. No, no, beh, quello sì, però nel senso per trovarli, magari a volte sono quelli un po' più tecnici, questo magari è un po' più semplice. Sì, va bene anche un termometro... Da 7-8 euro con la sonda, cioè una cosa proprio molto economica. E... non ce l'avessimo a casa, malauguratamente, e abbiamo questa cena da fare con questo tartufo finto, che facciamo per capire? Allora, si fa salire la temperatura piano piano, okay. Si usa uno stecchino da denti, quando lo stecchino fa le bollicine è la temperatura giusta. Quindi bisogna andare a stabilizzare il fuoco, come faccio io, l'allontano è... e lo rimetto sul fuoco. Vabbè, questo è anche un... Io l'uso perché... è più comodo. È molto più comodo. Però magari non ce l'abbiamo a casa, noi diamo sempre delle soluzioni. Sì, sì. E soprattutto da parte vostra che comunque la vivete tutti i giorni la cucina. Sì, sì. E sì, ci salvate anche, perché tante volte magari a una cena succede qualcosa, dici ora butto tutto, invece no, i nostri chef ci danno in questo caso delle dritte giuste.
Infatti, infatti, mi ha fatto ricordare una cosa, ho fatto un sorriso perché ieri ero a lavorare e c'ho il barbecue, la griglia esterna, e a un certo punto arriva mio figlio e voleva anche lui cucinare, era di passaggio, tre anni. Ma io stavo lavorando, gli do un po' d'attenzione, però cerco di dare la giusta attenzione, ma insomma durante il lavoro a un certo punto va via e mi è sparito le pinze. Sì, che non trovavo più le pinze. Quando sono tornato avevo un po' bruciacchiato, però si è recuperata, insomma, quello che stavo cocendo. E vabbè, si recupera sempre, sì. Dai, in qualche modo poi si riesce a riprendere. Si sbaglia. Magari si parte con un piatto e poi si sbaglia altro, anche no? Noi, Ma questa è la vita in tutti i lavori. Se non si lavora non si sbaglia, se non si prova non si sbaglia e quindi... Certo, io sono autodidatta. È importante riprendersi. Sì. Io sono autodidatta, quindi ho sbagliato tantissimo. Vabbè. No, l'umiltà è quando lo dice alla fine magari sbagli meno di tanti altri che non lo dicono, quindi... Sicuramente, sicuramente. Allora, a che punto siamo con questo tartufo finto con la sorpresa? Io darei altri 30 secondi, ma non esageriamo troppo. Cosa succede ora? La crema dentro di tartufo diventa ancora più liquida, logicamente il tuorlo cuocendo si addensa. In questo caso si va a creare una crosticina fuori e dentro rimane particolare, Serena, bello. Molto particolare. Magari per chi non è proprio della cucina, non so se riusciremo a riprodurlo, però dai. Sì, è molto delicato, c'è da fare dei passaggi e portare via tutta l'ansia, perché poi alla fine non è una cosa così complicata. Beh, noi faremo un passaggio, faremo a mangiare da te, così almeno giusto il passaggio del tragitto per arrivare, così almeno... Allora prendo un pezzettino di Scottex perché lo voglio asciugare un pochino. Questo te lo sposto che non ci serve più. Sei molto gentile, guarda, sei un ottimo assistente. Vedi, vedi. Ecco qua. Andiamo. No, anche perché sennò... Questo piatto va bene. Andiamo un pezzino di sale. Sale nero. Sale nero, sale col carbone, perché sale comunque... Ci sono tante storie, sale rosso, sale verde, sale dolce, il sale è cloruro di sodio, il sale è sale, non ci sono tante varianti. Ci è aggiunto, è colorato perché ci viene aggiunto altre cose. E basta, quindi questo è. Allora, posso? Certo. Si può far vedere la magia? Devi far vedere la magia. Allora, già la magia del vino l'abbiamo vista con la nostra Serena, ora vediamo anche questa magia. Vado con cucchiaino? Come vuoi. Vediamo se riescono. Ecco qua. Che meraviglia. Non posso assaggiare perché non si può, però. Ah no, dopo l'assaggerò, non me lo ruberete voi tecnici, perché io già vi vedo che siete qui. No. Allora, dopo questa bellissima sorpresa, grazie mille ad Edoardo, grazie a Serena. Grazie. La vita è fatta di storie, ma anche di sapori, e quindi continuate a seguirci nella nostra cucina di pillole di sapori, appunto. A presto.